Sono 10, di cui 2 ancora irreperibili, le persone destinatarie della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti perpetrato all'interno del complesso di edilizia popolare denominato Ferro di Cavallo nel quartiere Rancitelli di Pescara, arrestate all'alba di oggi dai carabinieri del comando provinciale. 4 sono gli indagati, in totale sono 14 le persone coinvolte. I dettagli dell'operazione, convenzionalmente denominata Iron Horse, sono stati illustrati questa mattina in conferenza stampa presso il comando provinciale dell'Arma di Pescara in viale Gabriele D'Annunzio. Rancitelli, come sappiamo tutti, è un quartiere sensibile, attenzionato costantemente dalle forze di polizia. L'indagine in questione, che ha visto l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Pescara su richiesta della Procura della Repubblica, riguarda proprio taluni soggetti residenti al cosiddetto plesso di edilizia popolare denominato Ferro di Cavallo, ubicato nel quartiere che ho citato. Indagine che ha consentito quindi di avvalorare, di documentare attraverso servizi di osservazione e poi perquisizioni in virtù delle quali sono state poi rinvenuti e sequestrati dosi di stupefacenti indossa a ragazzi che venivano quasi giornalmente a transitare nei pressi del quartiere in parola, insomma, ha consentito di delineare e di far luce su chi fossero i reali venditori e quindi coloro, gli autori delle cessioni. L'attività investigativa, che è durata pochi mesi, ovviamente intensi, consistita in monitoraggio vero e proprio del sito in parola, servizi di osservazione effettuati dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Pescara, ovviamente in abiti simulati, consisteva in un monitoraggio, quindi in un'osservazione di tutti i soggetti che venivano notati quasi giornalmente transitare, quindi un vero e proprio andirivieni, e controlli mirati per effettuare riscontri e per capire se effettivamente ci fosse quindi un qualcosa di illecito sotteso a questa frequentazione giornaliera del sito. Sì, tra i riscontri, le perquisizioni e i sequestri effettuati, oltre a eroina e cocaina, si parla anche dello speedball, che è una sostanza che si ottiene dalla miscela di eroina o morfina con cocaina o crack.